Le figure del potere di ieri e di oggi, la politica dei partiti e quella dei leader, e alle loro spalle la città di Napoli con la sua irriducibile identità, quella che Pasolini definì ultimo baluardo di resistenza al genocidio culturale della civiltà dei consumi. Due mostre fotografiche da poco concluse al PAN hanno messo a confronto le immagini della città e della politica in epoche diverse. La Napoli di Valenzi, collocata fra la metà degli anni 70 e i primi anni 80, e le facce da politica verso la Terza Repubblica, una personale di Marco Sales sulle campagne elettorali degli ultimi anni. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Marco Sales perché è una mostra davvero bella, con fotografie contemporanee che ripercorrono soprattutto personaggi politici della nostra città. Quindi sono fotografie molto belle, nelle quali tra l'altro ci siamo anche riconosciuti in alcuni momenti decisivi della storia di questa città, dalla visita del Papa alle campagne referendarie, alle campagne elettorali. Poi certe volte una fotografia vale più di tante parole. Diciamo che ho cercato nell'arco di questi ultimi 3 anni, tra campagna elettorale, amministrativa, politiche e referendarie, di rintracciare alcune fotografie che non risultassero belle esteticamente, ma che descrivessero in quel momento qual era la situazione politica del paese. E ce ne sono alcune, ovviamente, che hanno più significato di altre, soprattutto in quel momento. All'interno della mostra di Valenzi, perché ovviamente attorno a noi sono foto di grandissimi fotografi che hanno lavorato su Napoli negli anni 80 e abbiamo provato a collegare quelle che oggi diciamo sono le facce della politica e di un leaderismo spinto che si trasmette proprio attraverso l'espressività del politico e il suo rapporto col popolo e con gli elettori rispetto insomma, a quella che poi era la politica degli anni 80, con Perfetti Sconosciuti e con l'agenzia Omni Napoli.